della Lokede, di cui purtroppo viene trasmessa solo un'immagine in Italia o nel mondo, ma nella Lokede c'è un vero e proprio risorgimento che è stato, un moderno risorgimento che è stato messo in atto dai sindaci, dagli amministratori locali, che hanno una grande capacità, quello di prendere per mano, pure con loro esempio, le proprie comunità e trascinarle. Laddove c'è il sindaco di antimafia, la comunità risponde, e si è visto in queste zone. E allora vedere anche come una reazione non solo agli arresti e ai risultati delle forze dell'ordine e della magistratura, ma come una reazione di questa bestia gravemente ferita dall'esempio dei sindaci. Si vuole evitare che quell'esempio esca fuori dai confini ristretti della municipalità e si estenda a macchia d'olio, anche nei nostri confronti. Poi io in un'occasione, in qualche occasione vorrei parlare pure, perché questi gli attentati, guarda caso, sono perpetrati in danno degli amministratori locali, dei sindaci, non nei confronti di altri segmenti della politica o delle istituzioni. Ed è una, inglobo una considerazione particolare che non sto qui a sviscerare, ma che meriterebbe anche un particolare approfondimento per il livello, perché antimafia, guardi, se vogliamo parlare di antimafia ne parliamo tutti. Poi i gesti, le azioni, le condotte di vita sono quelli delle persone come Salvatore, degli amministratori. Grande baluardo, ultimo baluardo e prima baluardo dello Stato, i sindaci e gli amministratori. Dovremmo rivedere questo ruolo, lo Stato dovrebbe rivedere il ruolo degli amministratori locali, perché poi mi rivolgo anche alle forze dell'ordine, spesso non c'è quella, nei confronti dei sindaci, quell'apertura che dovrebbe esserci, quella vicinanza che dovrebbe, c'è una diffidenza innata, nei confronti, per cui l'amministratore da una parte si trova ad essere, ripeto, la trincea dello Stato, a rappresentare l'antimafia vera, la vera forza dirompente, la forza d'urto nei confronti dei mafiosi. Spesso però da chi rappresenta lo Stato, l'amministratore locale non ha la giusta considerazione, non trova la giusta considerazione. La mia paura è che questo corpo di sindaci esaltanti, di amministratori comunali, locali, di grande profilo, possa gettare la spugna, possa dire non ce la faccio più, l'avete visto, l'avete detto proprio, l'hanno detto quelli di avviso pubblico, si colpiscono le famiglie, le aziende, e che cosa non si colpisce più. Quindi poco spazio alle parole, torniamo ai fatti, interpretiamo anche i dati elettorali, il movimento che c'è nel mondo, cioè basare tutto in base all'economia, salviamo le banche e spesso non salviamo la gente che ha bisogno, sacchi di povertà, aiuti in questo senso e azioni mirate in questo senso. Sviluppo economico, così si vince la mafia, il resto è retorica e fra 30 anni non ci saremo noi su questo palco, ci sarà qualcun altro, qualcuno a fare domande, qualcuno a dare risposte e a dire sempre le cose. Basta, basta veramente.